Oggi parleremo di medicina alternativa. Siamo in compagnia del dottor Gaetano Liotta e della modella, nostra operatrice Vimeria, Lina Fiore. In particolare oggi parleremo di osteopatia. Vedremo cosa tratta, che tipo di problematiche risolve e passo la parola al dottor Liotta. Grazie. Allora, oggi parliamo con la dottor Liana. È una medicina manuale, senza uso di farmaci, e non si accontenta di risolvere la problematica, ma cerca di capire l'origine, la causa. Questa è, come dire, la grande novità rispetto alla medicina tradizionale. Abbiamo detto senza farmaci, molto importante. Quindi solo con l'utilizzo delle mani andiamo a vedere con un'anamnesi fatta sulla paziente dei test kinesiologici, andiamo a vedere l'origine di questo problema. Principalmente noi lavoriamo sul sistema movimento craniosacrale, cioè un movimento che parte dall'osso sacro e arriva fino all'occipite, lungo la colonna vertebrale, esprime un movimento che è rotazione esterna e rotazione interna. Quindi un bravo osteopata, appoggiando le mani in qualsiasi parte del corpo, riesce a capire questo RAF, cioè questo ritmo, ampiezza e forza. Com'è questo RAF? Quindi ora poi man mano andiamo a vedere su di lei e andiamo a vedere se ha qualche blocco, in particolare. Quindi da questa situazione, da questa anamnesi e da questi test, noi ricaviamo il perché questa persona in questo momento presenta dei blocchi. Il sintomo, l'origine di questa problematica può essere o traumatologica, quindi la persona viene perché ha subito un incidente, è caduta, e quindi è fisiologico perché c'è, diciamo, una zona dove c'è un po' di tumefazione, quindi è molto semplice da andare a individuare. Ma il vero motivo per cui il dolore inserisce nel corpo e rimane lì è quello emozionale. Molto spesso lo trascuriamo perché pensiamo che sono delle cose che avvengono in tutte le persone, in tutte le famiglie, e che, vuol dire, li mettiamo sempre da parte, però quelle sono quelle che rimangono impresse nell'organismo e che rimangono proprio in profondità, ed è quella a cui noi non facciamo mai caso. E lì andiamo a scoprire proprio questo, perché se nel corpo c'è una variazione di questo RAF, abbiamo detto, quindi di questo ritmo, automaticamente la persona si può trovare o in colpo di frusta, cioè significa che ha una distonia neurovegetativa, quindi si sente lenta, disorientata, non ha voglia di fare niente, tutto gli sembra difficile, oppure possiamo trovarla in compressione. In compressione, quando una persona è completamente depressa, quindi non ha voglia di affrontare realmente le cose. E questo è, diciamo, l'osteopata se ne accorge con delle semplici azioni. Quindi il compito reale dell'osteopata è quello di mettere in moto una grande qualità che ha, che è quella di autoguarirsi. Questo è uno dei principi dell'osteopatia, l'autoguarigione. Il corpo ha tutto quello che gli necessita per poter guarire, solo che sia per un motivo traumatologico, sia per un motivo emozionale, questo corpo si blocca. E di conseguenza mette in moto quel sistema di difesa e non gli permette di potersi autoguarire. Un'altra regola dell'osteopatia è, noi diciamo, che la struttura governa la funzione. Che significa? Che se un osso, un muscolo, un tessuto va in alterazione, va in alterazione pure la funzione. Quindi il cammino, quindi ha una postura scorretta, la digestione, la circolazione, la respirazione. Quindi se io vado a trovare qual è la struttura, vado a correggere quella funzione, perché è una concatenazione. Cioè non esiste da noi il semplice valore e basta, ma bisogna andare a capire sempre il perché e capire l'origine. Bene,
Abbiamo detto che appoggiando le mani in qualsiasi parte del corpo andiamo a vedere questa rotazione esterna e rotazione interna che ha il cuore. Nell'osteopatia possiamo anche andare ad individualizzare, secondo il blocco che ha la persona in una parte del corpo, possiamo andare a vedere quale potrebbe essere o quale potrebbero essere le emozioni che in quel momento